Anna, vero? Vai Anna, sulle dita. Brava Anna. Prova l'ultima volta, dai, così. Bravissimo, grande, bravo. Se volete provare anche voi genitori, fatevi sotto. No, cercavo un quei famosi gradini. Ma usiamo i bimbi come birillo, mettiamo i bimbi. Facciamo un po' di bimbi da birillo. No, è fanno un sacco. Si impenna? Io dico che si impenna? Quando voi avete questo poi scatto, quando avete le state camminando, fate così, ci passate sopra. Se voi aveste un ostacolino, anche un piccolo marciapiedi, bastano 5 cm. Tavola di legno. Vedete che non riuscite a fare. Allora, provate, intanto qualcun altro, ecco, viene qua. Allora, proviamo sia con la mano. Allora. Cazzo, perché c'è il coniglio? Allora, col joystick, state attenti, col joystick, qui vi muovete avanti e indietro. Questo lo spenta? Dario. Provate a muovervi. Torni indietro. Avanti, indietro. Potete fare anche un girettino qui attorno, Ti laverai? Fanno l'incidente adesso, Devi succedere prima o poi. L'altro però poi occupa troppo spazio, può essere caricato in macchina facilmente. Anche se poi molti nostri pazienti hanno delle macchine che si caricano tranquillamente. No, li tocco no? Sì, beh. Brava lei, È molto comoda anche la stile. Oppala! Bravissima, è poca fatica? Adesso per te chiaramente è grande la carrozzina, però se non c'è qualcuno che ti aiuta, fatica, Bene, torniamo giù. Ho capito che questo è un pericolo per la strada, Contro di te. Attenzione alle dita, Quando si va giù, con le braccia bisogna cercare di frenare. Anna, ritorni indietro. No, ritorni indietro. Continua, voglio approvare. Come ti faccio? Adesso quando torna, Vediamo con questa come te la cavi? Ah, è più fatica qua, Dai! Ciao! Dai! No, tanto non ti ribaltircela! Sì, ma si ribalto! Dai! Forza! Che poca energia, I giovani d'oggi proprio non c'hanno... Adesso anche te sono ribaltato, hai visto? Ecco, adesso diciamo che è normale, io ho un pochino più di mestiere, diciamo che lo so fare un pochino meglio, Allora, stai rilassato. Giù le dita. Forte. Allora, tira su. Ok. Mi sbaglio sempre, sono sempre ribaltato. Giù adesso. Bravo! Visto? La persona che ha la protesi farà lo stesso modo per aprire e chiudere la mano. Chiaramente lui qui non avrà più niente, perché l'ha persa, però questo muscolo qui c'è ancora, perché non gliel'hanno tirato via, quello c'è ancora. Quindi lui contraendo il muscolo residuo riesce a fare questa operazione.